cominciai nel 51 a fare il ragazzino di bottega, anche perché adesso è tutto differente, adesso ci vuole la scuola, ci vuole tutto. Perché vede, adesso senza scuola non si fa niente. Ecco fatto, la barba la facciamo quest'altra volta, vero? Prima tutto ci vuole la mano ferma. E poi una volta si adoperavano, adesso c'è queste macchinette. A me mi piace adoperare ancora anche queste. Queste qui. Mi si adoperavano ancora 30, 40, 50 anni fa. Allora non ci trovo nemmeno più, però ogni tanto mi piace adoperarle. Per le cose, come i vecchi rasoi, come il vecchio rasoio, questi non si potrebbero più adoperare, questo era un puma, era proprio rasoio, proprio di marca, di cosa loro, adesso, e allora tutto, ed è tutto solo questi, era più fatica tenerli arrotati, poi arrivavano gente di campagna con delle barbe barbe lunghe che sembravano cespugli, sembravano, e i barbieri, vedi, vengono via il giornale aspettare i capelli. Infatti una volta arrivò la finanza, era lì come c'era il sindaco, lì pigiavo la porta, era d'inverno, venne degli accidenti, dice, non si può dire che non abbi clienti, mi dice, ma dico richiamo clienti questi qui. Ma dico richiamo clienti questi, dico. Perché adesso il giornale. Sì, come barbiere penso sia l'unico e anche l'ultimo. Come barbiere, perché noi sapevamo tutti, siamo una razza in via di estinzione. Finché ci sarò io qui, bene, dopo il barbiere non c'è. La bottega degli Spagni non c'è più. Per ora non ho intenzione. Per ora non ho intenzione di smettere.